I carabinieri di Reggio di Calabria hanno celebrato il 204° anno della fondazione dell'arma e sono stati consegnati tanti riconoscimenti ai militari più meritevoli. La cerimonia si è svolta martedì 5 giugno 2018 presso la caserma Fava Garofalo, sede della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio di Calabria. Il 204° annuale della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri è stato organizzato dal comandante provinciale dell'Arma Regina, colonnello Giuseppe Battaglia, dal comandante della Scuola Allievi, colonnello Nicola Lorenzone, e dal comandante della Regione Carabinieri Forestali, colonnello Giorgio Maria Borrelli, alla presenza delle autorità militari, civili e religiose dell'area metropolitana. Nel corso della cerimonia, tra i vari riconoscimenti assegnati ai carabinieri che hanno collaborato nelle varie operazioni svoltesi durante l'anno, è stato assegnato un doppio e meritato riconoscimento ai militari della Compagnia di Merito di Porto Salvo, guidati dal maggiore Gianluca Piccione. Encomio semplice del comandante della Legione Carabinieri Calabria, maggiore Gianluca Piccione, tenente Giovan Battista Marino, maresciallo maggiore Salvatore Lucisano, maresciallo capo Consolato Pugliandro, maresciallo capo Giovanni Ambrogio, appuntato scelto Giovanni Zarra, appuntato scelto Giuseppe Triglia. Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, l'operazione estesa anche a Roma, Milano, Brescia, Crotone, tra gli indagati dirigenti, funzionari pubblici e imprenditori di reati contestati vanno dal concorso esterno in associazione mafiosa, turbata libertà degli incanti, truffa, corruzione, induzione indebita ad arte, promettere utilità, intestazione fittizia di beni, estorsione aggravata dal metodo mafioso. Della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, colonnello Flavio Urbani. In qualità di comandante di sezione e addetti di nucleo investigativo provinciale, in territorio caratterizzato da altissimo indice di criminalità organizzata, evidenziando elevatissima professionalità, non comune senso del dovere e spiccato acume investigativo, conducevano un'articolata e complessa attività investigativa che si concludeva con l'esecuzione di 10 provvedimenti coercitivi nei confronti di persone contigue alle consorterie di 'Ndrangheta, responsabili di turbata libertà degli incanti, truffa aggravata, corruzione, intestazione fittizia di beni ed estorsione, aggravati dal metodo mafioso, con il contestuale sequestro di imprese ed esercizi commerciali per un valore complessivo di oltre 42 milioni di euro. Provincia di Reggio Calabria e territorio nazionale, 7 settembre 2015. Un secondo encomio è stato assegnato sempre ai militari della Compagnia di Merito, al maggiore Gianluca Piccione, tenente Francesco Conigliaro, al maresciallo maggiore Antonio Caminiti, al maresciallo ordinario Davide Suteri, al carabiniere scelto Giovanni Manfre della Compagnia Carabinieri di Merito Porto Salvo per il difficile e delicato intervento in difesa della ragazzina di merito di Porto Salvo stuprata dal banco. Encomio semplice del comandante della Legione Carabinieri Calabria, maggiore Gianluca Piccione, tenente Francesco Conigliaro, maresciallo maggiore Antonio Caminiti, maresciallo ordinario Davide Sutera, carabiniere scelto Giovanni Manfredi. Eccoli l'onore e il rispetto dell'Antartica, stuprare una bambina tredicenne per 2 anni. Il capo del branco, che avrebbe deviziato una ragazza di merito, sarebbe infatti Giovanni Iamonte, figlio di Remigo e raffollo di una delle più importanti famiglie di 'Ndrangheta della Costa Ionica.
Il racconto tracciato in conferenza stampa dai carabinieri che hanno condotto l'indagine è agghiacciante. Nel 2014 un ragazzino, avvicinatosi al gruppo guidato dal trentenne Yamonte, inizia ad avere una storiella con la vittima. Yamonte e i suoi amici però decidono di impossessarsi della ragazza, iniziando la serie di violenze che, come ripetuto più volte dagli inquirenti in conferenza stampa, nessuno ha denunciato. Nemmeno la ragazza, troppo terrorizzata dal ricatto. In seguito alla ricompensa, il direttore marittimo della Calabria e della Basilicata Tirrenica, contrammiraglio Giancarlo Russo. In qualità di comandante di compagnia distaccata, comandante di nucleo operativo e radiomobile, comandante e addetti a stazione carabinieri, evidenziando elevata professionalità, spiccato senso del dovere, perspicacia e notevole acume investigativo, conducevano una complessa ed articolata indagine che si concludeva con l'arresto di 9 persone, responsabili di numerosi episodi di violenza sessuale, anche di gruppo, in danno di una minorenne e con il deferimento in stato di libertà di altri 2 correi. Reggio Calabria, merito di Porto Salvo e territorio nazionale, 8 settembre 2015, 14 settembre 2016.